Nato nel 1859 a Parigi da genitori israeliti, suo padre era un musicista, Henri Bergson aveva studiato alla scuola normale sotto la guida di Boutroux, laureandosi in matematica e lettere. Assai attratto dall'evoluzionismo di Spencer, egli prese gradualmente coscienza della illusorietà del tentativo della scienza moderna di sbarazzarsi del tempo. «Bisogna attendere che lo zucchero si sciolga», gli suggerirà invece il suo demone. La polemica verso ogni divaricazione fra scienza empirica e pensiero speculativo, sommandosi al tentativo di partecipare attivamente al dibattito fondazionale sulla nuova scienza che stava animando la cultura europea dell'epoca, dà luogo ad una riflessione programmaticamente metafisica. Sul piano epistemologico e del metodo, l'obiettivo polemico di Bergson è infatti il modello gnoseologico kantiano, e quindi ogni filosofia è intesa come astratta sistemazione delle conoscenze fornite dalle scienze positive. La divaricazione fra scienza e metafisica, fra intelletto e intuizione, comporta un irrigidimento del pensiero e rende la metafisica una prospettiva artificiosa che si risolve in un aggiustamento ingegnoso di idee preesistenti che noi utilizziamo come materiali da costruzione per un edificio. E la scienza è un'immensa matematica, un sistema unico di relazioni, scrive Bergson, che imprigioni la totalità del reale in una rete tesa in precedenza. Occorre invece rimettere in comunicazione i due poli della riflessione umana, così da identificare la metafisica con il dilatarsi costante del nostro spirito e con lo sforzo sempre rinnovato per oltrepassare le nostre idee attuali e rendendo, d'altra parte, la scienza un sistema di intuizioni multiple e diverse che si inseriscono nel movimento proprio di ciascuna realtà, ma che non sono sempre collegate le une alle altre, scrive Bergson. Il metodo bergsoniano risulta dunque sia l'apriorismo statico del razionalismo classico, sia la sinteticità intellettualistica del criticismo e del positivismo, rivendicando la produttività libera del pensiero che non si lascia incasellare in formule rappresentative già pronte. L'epistemologia metafisica consente di aprire uno sguardo nuovo sul carattere della scienza e sull'immagine irrigidita e dogmatica che di essa fornisce lo scientismo. Il metodo della riflessione è l'intuizione, intesa come logica del pensiero vivente, come nesso analitico tra diversi. Quello di Bergson vuole insomma essere un nuovo discorso sul metodo. Il richiamo all'intuizione non è propriamente infatti anti-intellettualistico, ma è anzi indirizzato ad arricchire le capacità dell'intellettualismo tradizionale, moltiplicandone le attitudini assimilative in ragione di una moltiplicazione della disponibilità al decentramento e al pluralismo. Mentre l'intelletto coglie i frammenti della realtà, solidifica gli stati di coscienza, li immobilizza con la sua opera astraente, come il meccanismo fotografico che distingue ed immobilizza i fotogrammi, l'intuizione ci immerge nel flusso perennemente e instancabilmente dinamico della vita. Nel saggio sui dati immediati della coscienza, e più ancora in materia e memoria, prendono rilievo il graduale distacco di Bergson dalla dottrina di Spencer, la critica mossa alla psicologia associazionistica di marca positivistica, la presa di posizione per il riscatto del movimento originario della vita interiore. Per attingere il vivo, irriducibile, originario modo di essere della coscienza, occorre analizzarne i dati immediati. Cominciamo dall'esame del tempo. Nel tempo noi numeriamo i fatti come una successione di stati di coscienza, una somma di situazioni psichiche. Questa opinione è per Bergson un assurdo, e su questo assurdo si costruiscono quelle sovrastrutture intellettuali che danno origine alla psicologia scientifica e alla psicometria. Il dato immediato della coscienza è invece la durata reale, ossia lo scorrere della coscienza,
che esclude ogni sostrato immobile dell'io ed ogni successione di stati di coscienza su di esso. La coscienza non sostituisce uno stato con l'altro seguente, ma è essa stessa il continuo mutarsi. Grosso errore quindi concepire il tempo come una successione, come una linea sui cui punti si dispongono gli stati coscienziali. Un succedersi secondo una linea significherebbe spazializzare il tempo, concepirlo alla stregua dello spazio. La scienza commette proprio questo errore, concependolo cioè come una successione di istanti uguali. Questa del sapere scientifico è un'astrazione, una costruzione intellettuale, tradotta in linguaggio convenzionale. Di autentico c'è, invece, l'unità coscienziale, la durata reale. Si chiarisce a questo punto il rapporto fra libertà e necessità, indeterminismo e determinismo. Se si coglie l'atto che scaturisce dal profondo dell'io e ci si immedesima in esso, se ne adotta il movimento, dice Bergson, si coglie la libertà intesa come scelta e scarto nel corso del progresso della coscienza. Se si discute astrattamente sulla libertà, ci si servirà del linguaggio e degli schemi logici spazializzanti e il determinismo parrà trionfare. Sul tema del rapporto fra mente e corpo, Bergson rifiuta sia il monismo materialistico o idealistico, sia la tesi del parallelismo e li sostiene la realtà e dello spirito e della materia, aderendo perciò ad un dualismo mitigato che intende chiarificare le influenze reciproche fra corpo e coscienza. Il punto di partenza sta nel considerare, al di qua delle dispute filosofiche, la materia come immagine, ossia come, scrive Bergson, una determinata esistenza che è più di ciò che l'idealista chiama una rappresentazione, ma meno di ciò che il realista chiama una cosa. Con particolare persistenza si presenta a noi l'immagine del nostro corpo, di un conduttore e trasmettitore di immagini. L'intersezione fra l'attività della coscienza e la corporeità sta nel ricordo. Per Bergson la vita della coscienza si svolge lungo un continuum ai cui estremi troviamo da un lato il ricordo puro, testimone della durata reale della vita spirituale che trascende il corpo, dall'altro la percezione, vale a dire la focalizzazione dell'attenzione su un oggetto esterno, fonte di immagini. Fa da collegamento fra la profondità dell'attività spirituale e l'azione percettiva il ricordo immagine, ossia la selezione pragmatica del proprio patrimonio mnestico operata dalla coscienza per dirigere la percezione. Ne emergono A. una concezione attiva della percezione, poiché, scrive Bergson, non c'è percezione che non sia impregnata di ricordi. Infatti, aggiunge, ai dati immediati e presenti dei nostri sensi mescoliamo mille e mille dettagli della nostra esperienza passata. B. una visione della vita spirituale come attività libera che, sulla base dei ricordi accumulati, elabora continuamente in profondità e vastità i propri contenuti. C. una concezione dei rapporti fra mente e corpo che, pur considerando l'attività dello spirito in qualche misura dipendente dall'azione corporea, presenta la vita interiore dotata di una ricchezza e libertà tali da travalicare i limiti ed i contributi offerti dal corpo. Scrive Bergson che lo stato di coscienza e il cervello siano solidali è un fatto incontestabile, ma c'è solidarietà anche tra l'abito e il chiodo a cui è appeso, poiché se togliamo il chiodo, l'abito cade. Per questo si dirà forse che la forma del chiodo delinea quella dell'abito o che in qualche modo ci permetta di prevederla? Insomma, l'immagine complessiva che su queste basi Bergson ci fornisce della vita psichica è non solo suggestiva, ma fondata su una concezione della psicologia intesa come disciplina autonoma, radicalmente autonoma, e pertanto in grado di rappresentare una presa di contatto scientifico-metafisico, come prescritto dalla metodologia e dalla razionalità bergsoniana,
con la natura profonda dell'io. Il lavoro della coscienza può essere così paragonato ad un circuito entro il quale vi è piena solidarietà fra lo spirito e il suo oggetto. Ma, al di là della presa di contatto percettiva, occorre immaginare una serie di sforzi crescenti di espansione intellettuale che coinvolge in modo sempre più profondo la memoria. L'io si presenta, perciò, stratificato in livelli ed esso, aggiunge Bergson, si fa più semplice o più complesso a seconda dei livelli che scegliere per compiere le sue evoluzioni.